pasta e melanzane. Ogni giorno quanta pasta più o meno? 80 grammi a testa. Ok, poi si fanno i conti. Un giorno siamo 8, un giorno siamo 7, un giorno siamo 6, un giorno siamo 12, insomma, quindi... Dipende, ogni giorno è diverso. Sì. Però come minimo qui le pentole sono tutte enormi. Guarda, pentolini. I pentolini stanno per loro piccoli, oppure quando capita la sera, quindi si deve fare qualche cosa per conto suo. Se venite la domenica, in genere sta o la mia figlia sposata, oppure l'altro, oppure qualche volta tutti quanti insieme, però è con me. Ma non vi è mai capito? Comunque lo spazio è anche un po'... Adesso sta diventando sempre più piccolo, perché stiamo aumentando con i generi, le nuori, i bambini, i nipotini, per cui... comincia a essere un buco. Infatti ho detto a Daniela, cerchiamo di fare il sabato viene uno, la domenica viene alternati. Non le è mai capitato di dire ma chi me lo ha fatto fare, momenti di dramma? No, perché sono sempre stata convinta che la famiglia numerosa è un bene. È un bene per me, è un bene per loro. All'inizio quando mi dicevano, me hai fatto due, mo sei a posto, io dico che ho fatto solo il rodaggio adesso. Cioè sono sempre stata convinta. La storia, diciamo, mi ha confermato quello in cui ho creduto. Sarà che poi, cioè, nelle famiglie c'è sempre chi si lamenta, chi ti rendi conto che non sei capace, cioè tante volte di soddisfare i bisogni anche proprio spirituali, diciamo, di affettivi dei tuoi figli, però questo magari mi è un po' pesato. Certe volte ho detto non sono stata capace, non... però sono cose che ti vengono, però va bene così, va bene, cioè sono convinta che è meglio, cioè le dinamiche che stanno nella famiglia numerosa sono proprio, fanno bene a noi, fanno bene alla società, perché ci si impara a essere generosi, a essere pazienti, a tante cose, insomma, che quando sei da solo non hai la materia per sperimentare queste cose, per imparare queste cose. Allora, questa è Daniela, la prima. Miriam, la seconda. Emanuele. Questa è Esther. Questa è Chiara. Queste sono le gemelle. Deborah e Noemi. Questa è Elisabetta e questo è Marco, l'ultimo. L'ultimo di nascita, però insomma forse... È l'ultimo di nascita. Di nascita, però... però poi la vostra famiglia... Cosa succede? Sono tutti preferiti, no? Io ho detto, chi è il figlio preferito? Sì, sono tutti preferiti alla fine. Non ha mai avuto un timore di non farcela, di non dare tutte le attenzioni, sì, ad ogni figlio, sì, singolarmente? Questo sì, perché poi... però abbiamo visto, c'è questa tentazione, però poi ho sempre visto che il Signore provvede a quello che ti manca, perché anche se ce n'è uno, alla fine anche il figlio unico si sente non amato. E quando siamo stati un giubileo, è uscita fuori una parola, un frate aveva aperto una parola per tutti quanti noi e abbiamo sentito che ci chiamava all'apertura alla vita. Noi per un po' di tempo abbiamo fatto finta di non capire niente. Poi lei ha detto, ma non è che pure a te il Signore ti ha detto che... ma io ho 5 figli, mo come faccio, non fa, Signore, ho 5 figli, basta. Nah. Allora io per 3 mesi non ho lavorato, non ho più trovato lavoro, il frigorifero è rimasto vuoto e c'era questo combattimento fra me e Dio, finché ho detto, Signore, finiamola qua perché io non ce la faccio più. Allora va bene, facciamo sti figli qua, facciamo sto figlio. Invece di un figlio sono usciti 2 gemelli, però dopo... Da quel punto in poi il lavoro è aumentato, è stato qualificato, mi hanno pagato sempre di più, ho avuto lavori migliori. Quindi per dire, cioè, è stato un momento triste perché questi figli non sapevamo come neanche come mangiare, c'erano proprio l'essenziale, però il Signore ha sempre provveduto, nonostante tutto. Adesso sono cominciato a essere anche un po' più libera, anche perché loro sono grandi, anzi loro vogliono che ogni tanto ci prendiamo dei momenti così per stare da soli, per svagarci, per andarcene a un cinema, loro sono contenti, anzi si prestano ad aiutarci in questo. Prima no, però devo dire la verità, non ci pensavo neanche, anche perché forse io sono sempre stata una tipa che non mi è mai piaciuta, insomma non c'è mai più... di andare a ballare, di andare a qualche parte, non ce l'ho mai avuta questa cosa, per cui diciamo che non mi è pesato tanto, cioè non ho rinunciato chissà a quale
quelle cose. Adesso sono contenta quando posso andare al cinema con mio marito, anche se lo devo sempre tirare. Molte volte in una casa si cucinano anche cose diverse. Voi avete mai fatto pranzi diversi o pranzo unico per tutti? No. Oggi per esempio c'è una che deve ancora arrivare, che sicuramente non mangerà pasta con le melanzane, però per fortuna c'ho un pezzo di lasagna che ha mangiato ieri e lei mangerà quello. Ma se non c'era, si arrangia, lei stessa si arrasi, non si fa la pasta, si prepara lì qualche cosa. Noi non ci siamo mai fatti questi problemi perché è impossibile. Ma siccome non abbiamo mai dato spazio a queste cose, anche loro si sono abituati a... o c'è quello, o se no ti arrangio, non mangio, ti mangi la pasta in bianco, col formaggio. Non è che ho mai cucinato per varie esigenze, insomma, diverse, per i vari gusti. Vivere in una famiglia numerosa è bello. È pesante, però io ho sempre pensato questo fatto. Il fatto di avere tante sorelle è bello, anche soprattutto quando tipo devi nascondere qualcosa e ti coprono. Avere, ovviamente, oppure anche gli altri fratelli, però avere tanti figli non so se è la stessa cosa. Però sì, a me è sempre piaciuto, non ho mai il fatto pure di condividere le cose, dividere la camera, non mi è mai pesato. Cioè, sono sempre stata felice di questa cosa. Vivere in una famiglia numerosa è bello perché, cioè, io l'ho sempre vista così, il fatto di condividere magari qualcosa, se non lo posso condividere con uno, perché magari in quel momento sta lì con lui, o con lei in questo caso, perché sono tutte le femmine, posso scegliere un altro, magari quello non c'è, cioè questa cosa mi piace, di poter scegliere, il fatto della scelta mi piace molto, però io comunque mi sono sempre confidato con quelle più grandi, io con Chiara, perché siamo simili di carattere, invece tipo con mio fratello pochissimo, io e mio fratello, ma perché lui è molto chiuso, è vero, molto chiuso. Una cosa bella è il fatto che noi siamo molto uniti, e anche per dire alle feste, ai compleanni, siamo sempre tutti insieme. Questo, cioè, io lo vedo anche tipo con altre amiche, che questa cosa non esiste. Sicuramente ci sono i momenti in cui vorresti mandare a quel paese tutti, vorresti avere, appunto, come hai chiesto prima a Marco, magari più i tuoi spazi. Però secondo me quando poi hai il confronto con l'esterno ti rendi conto del beneficio che hai ricevuto, nel senso che anche il fatto di doverti adattare, per esempio negli spazi, nei tempi, è una cosa che poi, almeno io ho visto, ti aiuta tanto nell'adattarti fuori, cioè nell'adattarti alle situazioni, alle persone, come sono. Ti rende più malleabile, va, diciamo così, perché anche come dicevamo stamattina, effettivamente poi l'accoglienza verso la vita ti rende accogliente a 360 gradi verso gli altri così come sono, verso le cose che vengono, forse soprattutto verso anche chi è in difficoltà, insomma. Sì, penso che ti rende accogliente, comprensivo, paziente. Ci sono differenti come si dice, scelte di vita, cioè, poi magari anche scelte di studi, per dire, mi piace ogni persona, ogni membro della famiglia, quello che fa, tipo mia sorella psicologa, sì. Un'educatrice, mio fratello invece sta più sulla tecnica, mia sorella sull'arte, lei infermiera, mi piace questa cosa qui che varia. Poi Cecilia, vabbè, è stata l'ultima cosa più bella di questa famiglia. Allora, vivere in una famiglia numerosa è impegnativo. Soprattutto è impegnativo ritornare a vivere in una famiglia numerosa, perché io sono stata 3 anni fuori e ritornare, non avere più i propri spazi, i propri tempi, è difficile, però
aver vissuto in una famiglia numerosa mi ha facilitato poi la vita al di fuori della casa, perché è più semplice. Qui in una famiglia numerosa impari a condividere, impari a adattarti a ogni situazione, quindi al di fuori qui è tutto più semplice. Quindi è impegnativo, ti metti alla prova, impari tante cose, anche cose fondamentali, quali avere pazienza. Io sono la meno paziente in questa casa, quindi sembra assurdo detto da me, però ecco, questo è molto utile per ogni cuore. Allora, mio marito è stato prima uno dei miei migliori amici, quindi saliva qui come amico e io so che è sempre rimasto molto colpito dalla nostra famiglia, anche per come vivevamo la fede, insomma, in famiglia. Cioè, si rendeva conto che nonostante magari materialmente avessimo di meno rispetto ad altri, diciamo tra virgolette spiegabilmente eravamo sempre più contenti degli altri. E i miei amici sono sempre saliti a casa. Penso che sia sempre stato più facile che venissero gli altri qui e non noi a casa degli altri, anche all'ultimo momento chiamare e dire mamma vedi che vengo a casa a pranzare con Tizio e Caio, cioè non ci siamo mai fatti il problema. Cioè io ho avuto una bella esperienza nella famiglia numerosa, quindi oggi apprezzo ancora di più quello che ha fatto mia madre, perché indubbiamente non è una passeggiata, insomma, perché comunque almeno i primi tempi devi dedicarti anima e corpo, nel caso di dire, ai figli. E quindi diciamo che apprezzo ancora di più, perché tante volte uno pensa vabbè io ho fatto tutto da solo, ma quando vedi insomma le nottate che fai all'inizio dici cavolo, da solo, forse quando diventi grande, però insomma all'inizio, quindi apprezzo ancora di più.